L'edizione quest'anno, la settima, è dedicata a Adriano Mazzoletti, il grande storico del jazz giornalista, che è stato uno di quelli che ha collaborato alla fondazione del festival e che purtroppo neanche un mese fa ci ha lasciato. Il festival si situa, come tutti gli anni, nell'ultimo weekend di luglio, e quindi il 28, il 29 e il 30 luglio. E prevede, come di tradizione, due concerti al giorno. Quest'anno devo dire proprio di altissima qualità. Il primo giorno avremo un concerto del Donatella e dell'Antonella Vitale Quintet, che è una cantante jazz singer molto famosa. Poi avremo una delle migliori trombe italiane, e quindi Giovanni Amato Quartet. Il sabato, in prima, intorno alle 19:30-20, avremo un trio di musica fusion, con tra gli altri Oliver von Essen, che è un organista che si sta tanto affermando, Max De Lucia e Andrea Pace. E poi, dato che sono 30 anni dalla morte di Frank Zappa, abbiamo il piacere di avere la Thank You Band, composta dai migliori professionisti jazz, tra i quali c'è Pirone, c'è Fassi, c'è Cantarano e tanti altri. La domenica avremo da New York la pianista Eri Yamamoto con il suo trio. E quindi a seguire il quintetto di Stefano Di Battista, che quest'anno riceverà il consueto attestato alla carriera. Probabilmente cercheremo in questa cerimonia anche di fare un piccolo ricordo di Adriano Mazzoletti, e non posso dirlo adesso, ma probabilmente dovrebbe venire qualche congiunto.